Grazie. Buonissimo. Questo pranzo è quello che terrorizza mia figlia perché si vergogna. Che nel film è Marcella ed è interpretata da una straordinaria giovane attrice che si chiama Romana Maggiore Vercano. E è terrorizzata. Ci sono questi ragazzini che sono dei ragazzini cresciuti così molto maleducati di cui lei si vergogna molto, e però tutte le. Tutte le, le, le energie sono, eh, sono per la buona riuscita di questo, di questo pranzo, che può essere la svolta di questa famiglia. Ci sono cose che non diciamo, ma. Sì, eh, però intanto non abbiamo detto una cosa: che Delia ha un segreto, ha ricevuto una lettera. A un certo punto riceve una lettera che. Che le... lettera, sì, che il pubblico sarà portato a pensare ovviamente in un certo Noi modo però segu, seguite che... quella lettera insomma, seguite quella lettera perché è importante sì. è, un... è una lettera che rappresenta comunque in qualche modo una, una forma di eh, liberazione dal suo stato esatto eh? in qualche esatto. modo rappresenta un viatico per la sua libertà è un... sì, ha questa possibilità ha questa possibilità attraverso questa lettera e se la tiene nascosta da qualche parte eh, perché poi porterà, la porterà da qualche parte ed è il finale di questo film che naturalmente, che naturalmente non, non, vogliamo, svegliamo, non svegliamo non dire, ma... ci sono anche dei toni da commedia a cui non rinunci nel film no mai, un... mai perché, eh, perché bisogna dirlo, eh. questi racconti infatti la cosa che eh, abbiamo fatto il, il, il lavoro difficile che hanno fatto eh, che abbiamo fatto in fase di sceneggiatura con, con Furia Andreotti, con Giulia Calenda e, è stato uh, unire eh, certo. i due registri, e una continua alternanza tra i due registri per, anche perché queste storie che mi raccontavano le, erano storie drammatiche, ma me le raccontavano modo... forse perché siamo romani. In un modo che mi fa, faceva anche sorridere, anche ma so... si parlava di tragedie, però faceva anche sorridere. Oh. E questo film ha un tono: anche un questo tono. tono cioè, sì, tu questo... sei più preoccupata come sceneggiatrice, come regista, come attrice? Quale ansia ti prevale in questo Nessuna. film? Nessuna, eh, posso dire nessuno. No, ma ragione perché c'è un'accoglienza pazzesca in questo film, dovunque sì, ma... sia stato Sì, però al di là dell'accoglienza io sono stata contenta di come l'hanno accolto eh, le, 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 gli attori che hanno composto il cast, che si sono perché è difficile interpretare un ruolo molto duro come quello di Ivano e, e poi trovarsi in situazioni eh, anche buffe, anche assurde, però la cosa che volevamo fare era rendere quest'uomo che è un uomo tremendo ehm, ugualmente duro ma esorcizzare la paura certo. che fanno questi, i cattivi per non fare l'apologia del cattivo che a volte ti può diventare un eroe. Lui doveva essere anche un idiota. E lo è. No, non Valerio. Dico, Rano, no, Valerio, assolutamente. No, no, Ma il no. personaggio certo. mi piaceva che fosse idiota. Quindi anche buffo C'è una sì. scena ultima che vorrei mostrare che racconta perfettamente tantissimo di questo film ed è un incontro fra te e tua figlia. Sì. Eh, L'ultima scena che voglio mostrare è eh, molto intenso questo rapporto eh, perché la mamma Delia vorrebbe per la figlia Marcella una vita diversa. Marcella non capisce perché la madre accetti di subire tutto. No, per lei è subisce. inconsapevole, totalmente inconsapevole. È un'altra generazione, una nuova generazione, non, insomma c'è questo, in, questo dialogo fra madre e figlia, lo mostriamo? Ok. È importante che questo film lo vedano le ragazze per capire la forza sì, delle donne. Per capire le... Sì, le ragazze, beh, insomma questo, questa storia finale ci porta... Uh, sì, forse ha un risveglio della coscienza di una donna che assolutamente era inconsapevole, non aveva istanze di nessun tipo e non ha mai pensato a niente, però fa parte di quell'esercito di donne che hanno certo. costruito il tessuto sociale di questo paese e che nessuno ha mai celebrato. Voglio ricordare nel cast Emanuela Fanelli, eh, che interpreta Marisa, la, la più cara amica. La più cara la amica. Più amica, amica dei... e... Grande sostenitrice. Eh, grande sostenitrice di Delia, Vinicio Marchioni, abbiamo un cast. Eh, è un film bellissimo, c'è ancora domani, dal 26 ottobre, fa qualche giorno al cinema. Grazie. Ed è un film che ci ricorda quanto sia stata lunga la strada dell'emancipazione femminile in Italia, quanto ancora c'è da fare ma alcune date le vorrei dare perché è incredibile. Vabbè, le donne conquistano il diritto di voto nel 1946 il divorzio arriva nel 1970 l'aborto nel 1978 poco, eh? poco tempo fa pensate che eh, l'adulterio, l'abolizione dell'adulterio è del 1968 e quella del delitto d'onore come attenuante sull'omicidio del 1981 Oggi l'Italia è un paese molto diverso da quello ma la cronaca di tutti i giorni ci dice quante cose ci siano ancora da fare, quanta ci strada da ci racconta di una mentalità che purtroppo è ancora molto radicata, che è quella che, che, come dire, che, che, che scambia, che confonde l'amore con il possesso, che è una cosa che purtroppo abbiamo visto quali effetti devastanti possa dare. Grazie, Paolo. Grazie Paola Cortellesi, Grazie. bocca al lupo. Grazie. <ride> grazie. 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 Complimenti, grazie. Complimenti davvero, andate grazie. al cinema.